Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dedicata al collasso Italia. Oggi proveremo a ragionare rapidamente intorno al tema collasso Italia. Quale welfare state in Italia 2050? La risposta è assai facile da dare se accettiamo che nel XXI secolo la scienza dell'economia muterà, a mio avviso, nei suoi fondamenti. Dall'omogeneo metro monetario l'economia andrà in osmosi con le grandezze intangibili del chilogrammo pro capite, del litro pro capite, del kilowattora pro capite, del metro cubo pro capite, eccetera. Se non l'avete già fatto, vi invito a fruire i due podcast precedenti. Collasso Italia, decessi da overshot day nel 2050. Quanto l'altro podcast, Collasso Italia, Piano Mattei, sto cazzo. Entrambi i podcast li trovate nella playlist YouTube, Collasso Italia, la rovina della penisola italica nel XXI secolo. Andiamo subito a bomba a discutere di alcune curve demografiche per l'Italia 2050, le quali non possono prescindere dal contesto in cui si dispiegano, perché l'Italia non sta nell'iperuranio e nemmeno la penisola italica sta nell'iperuranio. La storia ha dimostrato che è possibile applicare impunemente la strategia della rigenerazione di Soros. Per espandere il tema della strategia della rigenerazione di Soros, trovate links in descrizione. Quindi, implementata una volta, il criterio della rigenerazione di Soros potrà essere ripetuto n volte a paesi del mondo NATO senza che vi siano proteste o dissociazioni. Voilà, ipotesi numero 1. Infinite Hard Soros Fast Regeneration. Ceteris paribus l'overshot day con 22.5 milioni di persone. Se il territorio italiano non sosterrà più di 22.5 milioni di persone, ecco, 30 milioni di persone dovranno crepare. Questa cosa si era già detta. Andiamo a vedere in termini di curva demografica che vuol dire abbattere il 63% della popolazione, che poi vuol dire che ne resta solo il 37%. Chi crepa e chi vive lo decide la piramide demografica in una infinita strategia di rigenerazione di Soros, con un ciclo di vita molto corto e quindi una vita media cortissima. Si comincia a contare dalla base della piramide, dato che i bambini garantiscono un futuro di sopravvivenza demografica alla società, e si sommano i percentili sino a quando non si arriva al 37%. Ecco, sono andato un pochino più in là, intorno al 38 e qualche cosa. Tac! Questo vuol dire che per la legge del taglione di Soros tutti quelli che hanno più di 34 anni dovranno crepare. Non serve una piramide demografica larga se si riuscirà a mantenere gli ospedali per poter garantire le nascite, ma per tutte le altre patologie la gente dovrà crepare a 35 anni perché non ci sarà spazio vitale, ferendo la massima popolazione sostenibile all'overshot day del 2022. Ecco, circa 30 milioni di persone dovranno crepare e la vita massima sarebbe a 35 anni. Quindi inerentemente la domanda: collasso Italia, quale welfare state nel 2050? Sto cazzo, nel 2050 la gente creperà a 35 anni per la massima strategia di rigenerazione di Soros, e sarà manna se ci saranno piccole presidi medici per garantire delle nascite. Ipotesi numero 2, l'improbabile universo atteso, che è appunto alquanto improbabile che possa emergere in questo contesto, nel contesto futuro. Quindi ricordo che guerre puniche per diversione strategica e guerre puniche per cause endemiche sono eventi incompatibili ed indipendenti nell'universo atteso. Quindi possiamo immaginare una penisola italica con un tetto di 22.5 milioni, per cui se immaginiamo una curva demografica dell'Italia 2050 che sia identica a quella del 2050 proposta demograficamente, ma la andiamo a correggere tenendo presente che in Italia ci saranno solo 22.5 milioni e non 52.2 milioni di persone, ecco,
Dove vanno i 30 milioni di persone di differenza? Ecco, crepano. Potremmo immaginarli come pegno sanguinogeno da pagare per guerre puniche due, per diversione strategica, oppure semplicemente per scomparsa del welfare state, lasciando sopravvivere solo quelli che saranno più fortunati da non ammalarsi o potersi curare. La maggioranza degli italiani tutti crepati di stenti. Sempre per universo atteso, sotto però guerre puniche due per cause endemiche, possiamo immaginare l'ipotesi numero 3. Una penisola italica con il tetto sempre a 22.5 milioni, ma qui è stato applicato politicamente la sto cazzo super piano Mattei di XXI secolo. Tac! Magicamente con il super piano Mattei si potrebbe immaginare che i 30 milioni di italiani non dovrebbero morire, potrebbero migrare in un pezzettino di Russia, pari a 150.000 km quadrati, all'incirca lo 0,8% della superficie della Russia, in cui l'eccesso della popolazione italiana potrebbe riparare per scampare alla morte. Chiaramente nella penisola italiana, quanto nella piccola scialuppa di salvataggio, grande 150.000 km quadrati, in Russia, ecco, si dovrebbe applicare una rigorosa politica demografica per mantenere stazionaria la popolazione, perché i danni al cambiamento climatico saranno crescenti e quindi per adattarsi si dovrà mantenere un rapporto costante con l'ambiente, altrimenti ci saranno guerre. In questo caso, ammesso di aver costruito una piramide alimentare resiliente all'overshot dei 2050, è ammesso che i 3.000 miliardi di debito pubblico non abbiano inficiato la capacità di costruzione di una piramide alimentare resiliente all'overshot dei 2050, ammesso che i 3.000 miliardi di debito pubblico italiano non abbiano inficiato la possibilità di acquisto di una scialuppa di salvataggio da 150.000 km quadrati in Russia, ecco, allora, e solo allora, sarebbe plausibile immaginare una sorta di welfare state interamente poggiato su robot ed intelligenza artificiale, per la semplice e banale ragione che i robot badanti non mangiano, e non bevano, e non votano, e non vanno in ferie. E i robot non vanno nemmeno pagati, ai robot basta dare la forza motrice. Reputo questo scenario assai improbabile, non per la impossibilità degli agronomi e biologi di sviluppare una nuova piramide del ciclo alimentare resiliente all'overshot 2050, basata sulla coltivazione di alghe per sostenere l'allevamento di pesce e bestiame, quanto l'allevamento di insetti per sostenere l'allevamento di pesce e del bestiame, e per avere una piramide del ciclo alimentare più resiliente e capace di resistere ai cali delle rese agricole per danni al cambiamento climatico, utilizzando così tecniche di coltivazione aeroponica. Ecco, se implementate se fosse stata implementata la base della piramide alimentare, ecco, potrebbe forse, chissà, pure sostenere anche un po' di più di 22.5 milioni di persone, quindi con meno italiani immigrati nella scialuppa di terra russa da 150.000 km quadrati. Ecco, il calcolo della stima del floor della curva di Seneca, a mio avviso, spetta più agli agronomi biologi che usano il chilogrammo pro capite e il litro pro capite, il kilowattora pro capite, attinente alle curve di trasformazione e produzione, invece che gli economisti, che anche loro ruzzano con le curve di trasformazione e di curve di produzione, ma poi sintetizzano ogni cosa nell'unità di misura della moneta. Ecco, ma l'unità di misura della moneta, a mio avviso, è inadeguata a cogliere la complessità del XXI secolo, che ha un contesto avverso alla crescita economica. Quindi, per farla corta e breve, le ragioni del fatto che reputo questa ipotesi, ipotesi numero 3, assai implausibile, ecco, le trovate già esposte nel podcast Collasso Italia, un paese senza produttività e senza futuro, che rifiuta le innovazioni di prodotto e processo. Ecco, adesso andiamo a vedere quale sarà, a mio avviso, la vera curva demografica più probabile, che potrebbe molto probabilmente apparire nella penisola italica del 2050, perché non si deve mai prescindere dall'ambiente pestel della penisola italica 2050. Tac! Il martirio della penisola italica sprofondata
in Africa. Il martirio della penisola italica 2050 sprofondata in Africa. Eccoci qua. Dunque, ho preso l'attuale curva demografica media dell'Africa di oggi e la trasponiamo paro paro al 2050. E su questo andiamo a discutere. Penisola italica dopo le guerre puniche in universo pessimista. Ecco, la popolazione sostenibile tarata sulla data dell'overshot day al 2022, ecco, per il 2050 sarà sicuramente inferiore ai 22.5 milioni, diciamo un qualsiasi valore casuale compreso tra 0, quindi maggiore di 0, ed un valore inferiore a 22.5 milioni di persone, quindi uno spazio vitale che potrebbe sostenere un qualche cosa tra 0 e 22.5 milioni. Estremi chiaramente esclusi. Udite, 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 tutte le persone presenti nella penisola italica saranno tutte africane, che gli africani avranno sostituito etnicamente il popolo italiano, che si sarà già disgregato decenni prima in nuovo medioevo e poi dissolto in Africa, con il flusso migratorio della bomba demografica africana che avrà sostituito etnicamente tutte le diverse istituzioni sviluppatesi nella disgregazione del morente Stato italiano e quindi popolando poi la penisola italica in modo diverso. La differenza con la curva demografica africana di oggi e quella della penisola italica stimata al 2050 sarà che la popolazione che potrà risiedere nella penisola italica dipenderà da quante persone il territorio italiano piagato da danni di cambiamento climatico potrà ancora sostenere. Questo numero è stimabile in modo molto grossolano, con una cifra che sarà sicuramente inferiore a 22.5 milioni di persone, ma superiore a zero. Siccome nella cultura africana non c'è tradizione di welfare state, alla domanda quale welfare state nella penisola italica 2050 ci sarà? La risposta è sto cazzo, nessun welfare state nella penisola italica 2050. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.